prima della partita con l'Udinese ero giù di morale, potete solo capire quanto quella di oggi mi riempie di felicità. Ma finché quell'allenatore di merda che ci abbiamo non si toglierà dai coglioni, la vedo purtroppo molto dura che si possa essere felici. E veramente ho perso le parole per questa squadra, non so veramente più cosa commentare, faccio le reaction ormai ragazzi con lo stampino, ma in realtà è il Milan che fa le partite con lo stampino, ovvero una peggio dell'altra. E purtroppo mi tocca dire che una vittoria potrebbe essere problematica, perché farebbe ricredere parecchie persone sull'allenatore che ci abbiamo. Tanto ormai la situazione penso sia irrecuperabile, quindi vincere o perdere in ogni competizione a questo punto è veramente irrilevante, ragazzi. Tornano Loftus-Cheek, Pulisic e Hernandez. Musa diffidato. Speriamo che Tecluni ci si faccia morire, così quel giocatore del cazzo non verrà messo, almeno per la prossima partita in campo, da quell'allenatore del cazzo. Vediamo se riusciamo a fare peggio della partita scorsa, ma io veramente mi preparerei a tutto. Onestamente mi preparerei a tutto. Questi qua hanno fatto bene, hanno messo in campo la stessa squadra dell'andata. E chi li ferma più? Calcio d'inizio, si inizia. Milan PSG, altra live reaction, dove parleremo del niente più totale. Con già Pulisic che regala palla al PSG. Già due palle regalate al PSG. Leo, vediamo la puttanata. Tira. 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 Non è cambiato un cazzo. Non è cambiato un cazzo. Terzino libero a sinistra, Pulisic libero a destra. Piuttosto che passarla, tiro con un piede che non è il suo. Pulisic ha toccato tre palloni, ne ha persi quattro. Normale amministrazione per essere un giocatore del Milan. Leo. Lo aspetta Kimi, saltato secco. Ha saltato Kimi. La messa dentro verso la Tuscic. Che vi aspettavate, ragazzi? Esattamente così. Segue la linea dello schifo del Milan. Stessa occasione di Renders a Napoli del 3-0. Io non so come i calciatori facciano a sbagliare un gol così. Però vi ricordo che dall'altra sponda di Milano un Lautaro Martinez, ma anche un Arnautovic stesso, un gol così non l'avrebbero sbagliato. Ma tranquilli, adesso la pagheremo cara per questo gol sbagliato. Tranquilli. Renders, ma non hai saltato Wallace dell'Udinese. Vuoi saltare Colomwani? Bene, sei caduto, ti sei rialzato. Passa la palla. Non la passano la palla. Non la passano la palla, ragazzi. È partito, è stato ripreso, è caduto. Ha ripreso la palla. Che succede, Hernandez? Cosa fa? Che fai, non continui in mezzo a due difensori? Certo che continui. Ci sbatti? Ovvio che ci sbatti. È vero che da una parte c'è anche Lucas Hernandez. Ecco Marquinhos. Marquinhos dentro, gol di Skriniar. Per il vantaggio del Paris Saint-Germain, Milan Skriniar. Tu pensa a Hernandez, che è partito in contropiede, ha perso la palla, ha fatto ripartire il PSG che si è preso il calcio d'angolo. Cioè, tu pensa quanto devi essere mentalmente instabile per fare una cagata del genere. Ah, e quarto gol che ci rifila il PSG, 2 su 4 da calcio d'angolo. Noi abbiamo fatto un gol sul calcio d'angolo tutta la stagione, giusto per condire un po' il piatto, giusto per tirare due somme. Ovviamente abbiamo preso un altro gol, eh. Ultimo clean sheet Genoa-Milan, per dirvi, giusto per precisare. Vi avevo detto che avremmo pagato caro il gol sbagliato da Loftus-Cheek. L'abbiamo preso puntuale, ragazzi. Giusto così. Loftus-Cheek, Calabria. Invade l'area Giroud. Arriva il cross. Palla dentro verso Tomori. Musa. Ancora centrale. Esatto, ancora centrale. Esattamente così. 7 metri e mezzo di porta, ancora tiro centrale. Ancora un'occasione importante per il Milan. Leao, grande strappo. Leao, c'è Pulisic, guardalo, guarda chi Giroud, che è lento come la merda, sinistro. Donnarumma, Leao, rovesciata. Gol. Gol di Leao. Gol di Leao. Ce l'ha fatta. Dopo 85.000 minuti ci ha fatto a fare gol. Ah, e tra parentesi, era un altro tiro centrale. È andata bene che il portiere a terra, se no era un altro tiro sbagliato. Cioè, anche un tiro a portiere battuto abbiamo tirato centrale, pensate un po'. Gol di Leao. Quarta partita per fare il primo gol in Champions League. Due anni fa, con una squadra nettamente più scarsa, avevamo fatto dopo 40 minuti a Liverpool. Anzi, gliene avevamo fatti due. Quest'anno, ragazzi, come vi ho detto già nel precampionato, cari tifosi di altre squadre, vi faremo fare parecchie risate quest'anno. Uno che
spende 7 milioni all'anno. Ne avrebbe già dovuti aver fatti tipo 10, però vabbè. Dettagli. Vi ripeto, vincere è controproducente perché confermerebbe l'allenatore di merda che abbiamo, quindi vincere non porta niente. Voglio vincere titoli, non partite. Anzi, più vinco partite, più mi confermano sto allenatore del cazzo. Dembélé. Dembélé dentro, Mbappé fuori gioco. Uscita formidabile. Fuori gioco. Vabbè, oh. Sti cazzi, si pigliava gol era lo stesso. No, era in gioco. Era regolare. Maignan l'ha letta bene. Vabbè, prenderne uno, prenderne 10 non c'ha senso veramente. Ah, terrore di Hernandez. Ce la fa proprio. Non ci arriva proprio. Cioè, il suo cervello fa meno sinapsi di quello di Pioli, incredibile. E io boh. Beh, consideriamo che l'Udinese ha fatto il 27% di possesso palla contro il Milan e ha vinto. Potrebbe essere una formula vincente da adottare, ma vi ricordo che vincere non è producente per il Milan. Giallo per Vitigna. Batterò tutto sulla mia macchina da scrivere invisibile. Già. Dai che prendiamo il gol di uno. Dai che lo prendiamo. Mbappé. Fuori. Maignan. L'ha presa lui? Forse sì, forse no. No. Cioè, hanno fatto un fallo. Se ma vai a cagare, Francesco del cazzo. Il PSG ha fatto un fallo. Si è preso il cartellino giallo. Neanche il tempo di far finire il replay. E che è successo? Abbiamo già perso palla. Abbiamo rischiato di prendere gol. Cioè, ma vi rendete conto di che squadra del cazzo siamo? Ah, Francesco che ha commentato. Imparatevi a pulire il culo, vai. Anche Mizre Emery. Dembélé dimenticato. Traversa. Sì, ma giocatori non andiamo a marcarli. No, tranquilli. Ugarte in controtempo. Loftus-Cheek, qua c'è un fallo da giallo clamoroso. Loftus-Cheek, c'è Giroud. Passo doppio su Skriniar. Che ne è servito Giroud? Sinistro. Fuori. L'avesse avuta Mbappé sta palla, l'avrebbe piantata dentro la porta, non fuori. C'era Pulisic a destra, poteva essere tranquillamente servito. Già Giroud è lento, più era marcato da Marquinhos. Ovviamente le scelte dei giocatori del Milan le conoscete bene, perché penso siano note a tutti ormai. E quindi ormai sbagliare gol sappiamo benissimo essere all'ordine del giorno, no? Una cosa giusta fatta da Musa. Leao. Prova a recuperare Marquinhos. Certo. Sbatte addosso a Skriniar. Qua c'è un fallo. Devi ammonire qualcuno qua. Uno o l'altro. Non ne ammonirà neanche uno. Hernandez e Chittomori abbatte la punizione. Bello. Bello schifo. Dai, vediamo la palla in cui va Hernandez. Dai, su, voglio vederla. E ci siamo, sta per arrivare, ci va Tomori. Destro proprio di Tomori su Donnarumma. Ovviamente Zaire Emery che fa? Anticipa Leao. Quarta parata di Donnarumma. Mamma mia, che obbrobrio. Che schifo. Cioè, io veramente. Ma come ha fatto Mori a dare una palla a Calabria che è 15 metri in fuorigioco, ragazzi? Come si fa ancora a guardare una squadra che gioca così? Bah. Dembélé sta zitto. Renders buono. C'è Leao. Palla larga per Leao. Gliela passa. Bastava giocare così contro Udinese. Leao. Destro fuori. Bastava giocare così contro Udinese. Pensate un po'. Chiama dentro Pulisic. Vediamo come sbaglia un altro gol. Eccolo. Bella roba. Madonna, che tiro del cazzo. Musa Hernandez. Qua c'è un fallo clamoroso. Giallo per Ugarte. Finisce qua primo tempo. Dai, fai, lo finì. Va bene così. Il Milan in realtà non ha giocato neanche male, ma ovviamente. Splendido primo tempo. Ora, splendido non ti allargare. Però, ragazzi, mi viene veramente da vomitare. E così vi lascio. Inizia il secondo tempo. Oh, che cazzo fai? Inizia adesso. Il secondo scempio. Bello, Leao che regala un altro calcio d'angolo. Una zecca mezza, Pulisic, raga. Una zecca mezza. Renders. Che fai? Tira un diagonale del cazzo. I soliti tiri da Mina, ragazzi. Che poi è bello perché in area ci arriviamo anche. Il problema è che poi una volta arrivati in area, cioè, in confronto il Brescia e il Barcellona, con tutto rispetto a Brescia, cioè, davvero Brescia farebbe meglio negli ultimi metri dell'area di rigore. Pulisic. Dribbling su Lucas. Palla dentro verso Leao. Dormono. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Che resta giù. Leao verso Giroud. Gol di Giroud. Giroud! Implacabile!
Ma è implacabile sta sega, è implacabile sto cazzo. Finalmente un cross su 14.000 che ha funzionato. È facile fare gol quando l'attaccante è solo nell'area. A parte siamo riusciti a sbagliare anche gol così, però vabbè. Questo, se non fosse stato gol, io forse l'avrei rivisto al VAR. Gol di Giroud, che anticipa il gradasso Skriniar e fa il gol del 2-1. L'unica squadra a cui il Milan aveva rimontato il risultato per ora era stato solo il Cagliari, pensate un po' quanto schifo si fa. Madonna Leao ragazzi, madonna Leao ragazzi. Quante domande che mi fa fare sta squadra. L'autoschick, c'è un altro fallo. Giallo per Lucas Hernandez. Stavano, di solito è l'alter Hernandez che prende il giallo, di solito. Stavolta non monito prima il fratello, pensate un po'. Leao. Teo Hernandez. È veloce, sì. Vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo. Si era ricavato lo spazio. Tiene bene Teo Hernandez. Anche Loftus-Cheek, maestoso e poderoso. Loftus-Cheek, ce l'ha, vediamo la cagata. 3 contro 4, Loftus-Cheek. Loftus-Cheek ha trattato Teo Hernandez. Vantaggio. Vantaggio non concretizzato. Te Skriniar stai zitto perché ha fatto un fallo incredibile. Cioè non solo è fallo ma è giallo assurdo. Teo Hernandez punizione. Destro, Donnarumma. È arrivato Donnarumma. Pezzo di merda. Le punizioni tra l'altro tirate neanche male. Un pochino più bassa forse sarebbe anche entrato. Giallo anche per Musa. Generoso, generosissimo Musa, che era anche diffidato. Milan c'ha due giocatori diffidati, Krunic e Musa. Quindi Reinders, Loftus-Cheek se non si rompe, e Krunic la prossima partita. Ciao. Torniamo esattamente così. Ora vedremo domani. PSG offre 150 milioni per Leao, state a vedere. Non mi sorprenderebbe la cosa. Sono tornate le stelle, è tornato il Milan. È tornato il Milan, certo. Va verso Mbappé, Maignan, cazzo. Godo. PSG ragazzi non ci sta capendo più niente, eh. Leao, sei praticamente solo, qua lo discriminare e qua lo ammonisci. Skriniar ragazzi, anche le ultime partite con l'Inter non ci ha capito niente contro Leao. Infatti abbiamo cominciato a perdere il derby da quando Skriniar non gioca più nell'Inter. Anzi, prima l'hanno messo fuori rosa, poi l'ha andato via. In effetti questo è il foro d'ultimo uomo ragazzi. Oh, Krunic lo devi mettere per forza in campo, Mettetela fuori una palla, Mbappé, c'è Leao a terra, mica la mettono fuori. Palla dentro. Beh, bella sportività, proprio francesi siete. Dentro Okafor e il pupillo. Se allora, pareggia al PSG dopo che è entrato Krunic, io godo. Ma godo che non sapete quanto godo. Migliore prestazione della carriera di Rafa Leao. È una delle migliori prestazioni sicuramente. Ha fatto un gol, miglior prestazione della carriera di Rafa Leao. Pensate un po'. Okafor subito in partita. Pronto al dribbling sull'interno e poi al tiro. Destro, Donnarumma. Paratona. Sì ragazzi. Guarda qui. Dobbiamo essere prima di tutto orgogliosi e fieri di averlo come portiere della nostra nazionale, che non va ai mondiali da 10 anni ormai. Tra poco arriverà esterno sinistro lì per Zahir Emri, quindi Hakimi ancora lì. Bella questo, bello questo buco di occhio fuori e Krunic. Bello palo. O l'ha presa Maignan. Salva Maignan. L'ha presa Maignan. 7 di recupero. 7 dettati esattamente da cosa? Cioè datemi il motivo per cui debbano essere dati 7 minuti di recupero, che Milan ha fatto due cambi soli in uno slot. Pertanto Pulisic non ce la fa più. Si tocca la coscia. Si è fatto male Pulisic. Un altro mese e mezzo fuori pure lui. Era appena tornato ragazzi. Oh, ma certo che Mbappé il piedino potete anche mettercelo, eh. Cioè non è che c'avete Zeus davanti. Cioè se Dembélé perde un tempo di gioco, il piedino ce lo potete anche mettere. È più la paura di affrontarlo che il resto. Cioè Dembélé inciampato sulla palla e noi l'abbiamo buttato al calcio d'angolo. Bene così. Massima, facciamo giocare ancora 4 giorni e mezzo. Ancora sto qua non fischia. O dalla curva. Fermato da Florenzi. Florenzi che poi finisce qua. Milan batte il Paris Saint Germain. Vittoria che getterà tanto fumo negli occhi ragazzi. Adesso mi insulterete perché non ha risultato, ma sono fiero di non averlo fatto. E vedrete quanta merda porterà questa partita. Finisce qua, buonanotte. Ci vediamo per l'AC Milan dove non vinceremo.